Presidente Di Flaviano, allora insomma una cena galeotta è quella che vi ha unito al Castelnuovo, che ha unito il Castelnuovo al direttore generale Emilio Capaldi. Sì, è stato l'estate dell'anno scorso tramite amici comuni, siamo stati a cena insieme proprio per conoscerlo. E proprio in quella cena sono rimasto colpito dalla capacità, la professionalità, le conoscenze del dottor Capaldi e ovviamente mi piaceva l'idea. Poi siamo rivisti altre volte e ci siamo piaciuti, diciamo, e è nata l'amicizia fino a quando insomma ha ceduto alle avance. Di solito si dice alzare il tasso tecnico della squadra, ecco, in questo momento il Castelnuovo sta facendo due percorsi paralleli, sta elevando il tasso tecnico della squadra, ma cosa più importante, sta elevando il tasso tecnico all'interno della compagine societaria. Sì, predico un euro in più sulla parte tecnica, sulla parte dirigenziale, magari uno in meno su quella proprio dei giocatori. Penso, dico sempre che il calcio è uno sport di squadra, quindi non poggiare tutto sui singoli, ma poggiare su una base che è la squadra, che è lo staff tecnico e anche la parte dirigenziale. Presidente, sport di squadra dove però conta vincere. Però le chiedo qual è l'obiettivo del presidente del Castelnuovo. L'obiettivo, come ogni anno, come in ogni categoria, è di fare bene. Di fare bene. Per fare bene dobbiamo fare le scelte giuste e lavorare bene con le persone giuste. È la stessa cosa che abbiamo fatto lo scorso anno. Lo scorso anno noi non eravamo sicuramente tra i quelli che potevano vincere il campionato, quindi, però col lavoro abbiamo fatto insomma, il campionato che abbiamo fatto. Noi quest'anno contiamo di fare bene.